Primo tempo tra Virtus Neapolis e PSG, risultato 2-1 per la Virtus Neapolis. Siamo qui con Antonio Aita, portiere del PSG. Allora, avete fatto un primo tempo equilibrato, sì, forse avete tirato un po' più degli avversari, ma sono in vantaggio loro. Diciamo che non meritiamo di perdere, dai. Stiamo riuscendo a tirare a porta, il portiere ha fatto due ottimi interventi. Siamo in partita, diciamo. Quindi nel secondo tempo pensate che potete ribaltare il risultato? Se giochiamo come se abbiamo giocato il primo tempo, sì, sicuramente possiamo anche vincerlo. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per il secondo tempo. Grazie. Primo tempo tra Virtus Neapolis e PSG, risultato 2-1 per la Virtus Neapolis. Siamo qui col capitano della Virtus, Vittorio Biasucci. Un primo tempo tutto sommato equilibrato, siete in vantaggio di una rete, ma comunque gli avversari sono fatti vedere spesso. Sì, siamo partiti bene a inizio primo tempo, siamo andati in vantaggio con due belle reti. Poi ci ha penalizzato un poco il mio infortunio, sono dovuto uscire per una decina di minuti e gli altri avversari ne hanno approfittato, però adesso cercheremo nel secondo tempo di incrementare di più il nostro vantaggio. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. È appena terminata la partita tra Virtus Neapolis e PSG Paris Saint Germain, l'ultima giornata del Super 11-5 dei tornei targati SK. Abbiamo qui due migliori in campo, Leopoldo Calderoni per la Virtus Neapolis e Dario Troiano per il PSG. Allora, iniziamo da Dario. Dario, siete partiti un po' male perché i primi 10 minuti gli avversari hanno fatto due reti e hanno gestito abbastanza bene il vantaggio. Poi si è infortunato uno di loro e siete riusciti a accorciare le distanze per 2-1. Nel secondo tempo si è addirittura riusciti a passare in vantaggio 3-2, ma poi negli ultimi 5 minuti hanno recuperato gli avversari. Secondo te qual è stato l'errore questa sera del PSG? No, ma non c'è stato un errore nostro, nel senso che comunque noi sapevamo di dover giocare ieri, cioè lunedì, perché c'è stato un errore di battitura, penso, al computer, di calendario. Ho dovuto cambiare 8 undicesimi di squadra, perché comunque noi, sapendo che dobbiamo le assenze, non per la squadra avversaria, ma se giocavamo con la mia squadra, la squadra che giochiamo il torneo normalmente, il risultato era molto diverso. Però vabbè, non fa niente, la qualificazione ci sta, questo era l'obiettivo. Abbiamo avuto molte perdite da cui il capitano Micallo, ci rifacciamo nei playoff. Va, speriamo. Grazie mille, in bocca al lupo per questo secondo. Eccoci qui, Leopoldo Calderoni. Ciao. Andiamo a medaglia, viene in campo di scelta. E il buono scontro alla nostra lista di fiducia, Tenne Gaga sulla Toscanella, penso. Allora, Leopoldo, avete fatto un'ottima partita, comunque forse avete pagato l'inesperienza sul campo, diciamo, 11, che oggi 2-0 in vantaggio. Oggi è la seconda partita che giochiamo in questo torneo, siamo subentrati all'ultimo. Abbiamo cambiato comunque 4 ragazzi rispetto alla partita scorsa, quindi comunque ci manca una certa identità di squadra. Devo dire la verità, abbiamo giocato abbastanza bene, sì, abbiamo creato 3 gol stupidi, 3 errori. Molti proprio errori, sì. Un gol loro che hanno buttato una palla in aria e è uscito il pallonetto. Secondo. E comunque è andata così, abbiamo creato un palo noi all'ultimo. Però devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatto. Stiamo riuscendo a giocare, quindi magari per un torneo futuro, perché non so, ma siamo arrivati. Siamo subentrati per le quinte, ragione. Siamo subentrati al posto. Però comunque per un prossimo torneo avete già fatto una base, ce l'abbiamo. Diciamo solo allenamento. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno? Sì, la dedico alla mia fidanzata. Va bene. Grazie mille, in bocca al lupo per proseguire il torneo.